Mattina del 3 ottobre del 2013, stavamo uscendo fuori in barca con Onder, il proprietario della barca, un mio amico di Reggio Emilia che d'estate è sempre qui. Uscendo dal porto abbiamo visto del movimento strano all'imboccatura a 400-500 metri dalla riva. Ci siamo avvicinati per vedere cosa era successo e lì abbiamo, mentre stavamo andando, il mare pieno di gente in acqua che urlava, tutti sbracciavano, help, aiuto, quindi sbracciavano, noi un attimo che ci siamo guardati in faccia con Onda, che facciamo? Raccogliamo. Abbiamo preso il primo, il secondo, erano tutti sporchi di gasolio, scivolavano come saponette, quindi poi ne prendi il terzo, mentre sto recuperando il quarto, il terzo si alza e mi dà un bacio sulla nuca e gli dico stai seduto qui, mi aiuti a... Casomai mi aiuti a recuperare i tuoi amici. E abbiamo visto una donna che galleggiava, ci sembrava morta, quindi lasciamola. Poi invece la ragazza ha avuto la forza di alzare la mano destra e con un filo di voce dire help me, help me. Quindi abbiamo preso anche la ragazza, l'ho messa a bordo, quindi l'abbiamo tossiva, era anche lei sporca, però aveva una canottiera celeste ed è... dei pantaloncini, era l'unica che era vestita. Se non rinasce l'idea originaria del progetto europeo fondato su valori oltre la pace, che è quella che dobbiamo ammettere è stata garantita, ma l'equità, la solidarietà, il progresso e la crescita di tutti, nessuno potrà sopravvivere alla frantumazione del progetto europeo. Le migrazioni, soprattutto quelle del Mediterraneo, non finiranno domani, hanno ragioni molto difficili da affrontare alla radice, che quindi abbiamo davanti un lungo periodo che richiede una capacità sempre più forte, grande, solidale, condivisa, di accoglienza da parte nostra. L'idea del progetto è quella di ripercorrere una ipotetica strada che un migrante che viene dall'Africa o dai paesi del Medio Oriente percorre per arrivare nell'Europa, nel cosiddetto mondo civilizzato, partendo per l'appunto da Lampedusa, il primo approdo, per poi percorrere tanti altri luoghi simbolici, Atene, Budapest adesso, quindi in Ungheria, e poi successivamente Berlino, come punto di approdo non finale, ma anche lì elemento simbolico, il muro come una delle fratture storiche nel nostro mondo, e per arrivare poi alla fine a Strasburgo per poter portare impressioni, proposte, suggestioni, situazioni problematiche ma anche opportunità di questo nostro viaggio fra i paesi europei in un costante dialogo fra migranti e cittadini europei dei vari paesi e delle varie comunità locali, e anche con un confronto difficile ma serrato con queste realtà. Italien betreibt damit nur die gleiche Politik,
die Konsens in Europa insgesamt ist. Auch Berlin ist dabei, wieder eine Mauer aufzurichten. La politica italiana è la politica tedesca, la politica di Rizzo e Mori, perché la politica italiana è tutto sommato quella che in questo momento è la politica di tutta la comunità europea, no? Che è la politica del contenimento dei rifugiati, perché i rifugiati vengono visti come un pericolo per la sicurezza e perché costano troppo, e anche in Germania, purtroppo anche in Berlino le cose sono cambiate adesso, e all'inizio c'era una politica di apertura, ma adesso i politici tedeschi anche a Berlino stanno cercando di costruire dei muri. In questo senso la politica italiana oggi è anche una politica tedesca. Ma guarda, in quell'attimo non è che si pensa la differenza. Sono esseri umani che urlano, che vanno aiutati. Poi la cosa che è scoppiata in me dopo quella tragedia è sapere perché scappano dal loro paese. Perché tutti sono bravi a dire perché non si stanno nel loro paese. E da lì mi sono documentato, perché nella tragedia erano tutti eritrei, la maggior parte erano eritrei e somali. Lì scopro che l'Eritrea è in guerra, scopro che questi ragazzi ventenni, diciassettenni vengono arruolati forzosamente, devono fare il militare, gli uomini fino a 50 anni e le donne fino a 40, senza stipendio, e quindi lì capisco che perché queste, gli eritrei e i somali scappano dal loro paese, quindi ho cercato di aiutarli in tutti i modi. E la Grecia, soprattutto negli ultimi anni, è diventato un luogo di passaggio molto importante sulle rotte migratorie, soprattutto per quanto riguarda i rifugiati in fuga dalla Siria. E per questo motivo gli organizzatori del progetto hanno considerato importante invitare un partner, un'associazione greca, che possa portare anche la visione e la prospettiva della Grecia e degli operatori con i rifugiati in Grecia sulla questione delle migrazioni. La maggior parte delle persone empatizza con i rifugiati, soprattutto gli anziani, colgono il significato, le difficoltà, il senso di smarrimento di una persona che deve lasciare la propria casa per la guerra. E ovviamente quando ci sono dei fenomeni di massa la società sempre si trova in difficoltà ad adattarsi molto velocemente, e se da un lato ci sono dei fenomeni di solidarietà molto toccanti, una solidarietà molto profonda, dall'altro lato ci sono anche fenomeni di razzismo, di paura e di xenofobia dovute a un cambiamento molto cambiamento che si avviene in un periodo di tempo molto breve. La situazione è molto contraddittoria. Da un lato ci sono situazioni che vengono percepite negativamente, con l'idea che chi arriva da altri paesi sta mettendo in difficoltà coloro che vivono da più tempo nel nostro contesto, quasi come se chi è più povero possono in qualche modo sostituire o sostituirsi a chi è più povero e vulnerabile nel nostro paese. Davvero una lotta fra contesti e situazioni che non fa bene al mondo per come lo conosciamo adesso. Dall'altra parte invece ci sono tantissimi che cominciano a percepire le migrazioni come un'occasione di confronto, di crescita, di sviluppo, di cambiamento. Quindi le percezioni sono come è normale che siano quando i mutamenti e le trasformazioni sono così profonde, assolutamente ambigue e contraddittorie. Non sarà semplice nel brevissimo tempo riuscire a non solo a comprendere come andranno le cose, ma anche a cambiare delle percezioni che sono consolidate. Oh, das ist kein Phänomen, das ist ganz real. Jede Gemeinde, jeder Ort in Deutschland ist davon betroffen, dass er verpflichtet ist, Migranten aufzunehmen, die zentral von der Bundesregierung und den Länderregierungen auf die Gemeinden verteilt werden.
Und nicht überall ist eine Willkommenskultur. La presenza dei migranti in Germania, cioè il fenomeno dei migranti non è un fenomeno ma una presenza reale, è una presenza reale in ogni piccola comunità in Germania dove praticamente lo Stato centrale distribuisce gli emigranti e nel caso in cui questi migranti siano, alcuni li percepiscono come un arricchimento, per esempio se si tratta, se sono medici, in campagna non ci sono più medici, però quando si tratta per esempio di adulti che sono analfabeti che bisogna cominciare a qualificare da capo, sono percepiti come un peso. Noi così piccoli abbiamo affrontato per anni in solitudine una sfida che era tanto 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 più grande di noi e quindi rende incomprensibile la paura dei governi, degli stati ad affrontare sfide che invece sono ancora alla portata. E infine ha dato una lezione di umanità e di solidarietà che dovrebbe essere la risposta dell'Europa intera a questa richiesta di aiuto che arriva dal mare. I muri sono fatti per essere scavalcati o distrutti. Che l'Europa che sognavamo nel momento in cui abbiamo visto crollare il muro di Berlino era un'altra idea di Europa. O la facciamo rinascere oppure è veramente triste la rinascita dei nazionalismi. Può portare a cose che in questo momento forse non immaginiamo possano ripetersi ma che invece sono dietro l'angolo. Jede Gesellschaft, glaube ich, kann und ist bereit neue Ogni società è in grado di accogliere delle persone che all'inizio sono estranee, però la grande discussione anche in Germania è quella di quanto una società può accogliere e anche e soprattutto quanto una società vuole accogliere, come dire, di elementi tra virgolette estranei, insomma. Mi è rimasta la forza, il coraggio, l'eroismo di queste persone che sfidano il mare, che sfidano, che vogliono vincere la sfida con la morte. Credo che dovremmo imitare questo coraggio, che dovremmo avere loro come modello. Invece la crisi e tutta un'altra serie di concause, la paura, eccetera, sta portando alla depressione nei nostri territori. Penso che loro invece possano insegnarci il loro modo di affrontare il futuro.